una lettera. Billy, ti ho già detto 1000 volte di non lasciare cartacce in giro, ma non sono stato io. Billy! Deve essere il corriere. Ho ordinato una pista delle macchinine. Ce l'ha la pista delle macchinine? Ho una lettera per Hogwarts. Se la tenga allora. Io devo fare la consegna. Non è un mio problema. C'era scritto che la pista sarebbe arrivata in 3 giorni. Oh no, quel gufo ci cagherà in casa. Vai via! Oh, un'altra lettera. Fantastico, avevo proprio il naso tappato. È la prof di fisica. Io sono Hagrid. Hagrid, cognome? Billy, chiama la polizia. Sono qui per portarvi a Hogwarts. E io sto per chiamare un avvocato per infrazione domiciliare. Cosa sono queste parole bambane? Non vi è arrivata la lettera? Forse qualcosina è arrivato. E non l'avete aperta? No. Perché no? Perché tutte le lettere che arrivano sono spam. Di solito quelle che arrivano a te sono avvisi da parte della scuola che dicono che se non torni rischi di essere bocciato. Non capisco perché non dovrebbe rientrare nello spam. Comunque, Hagrid, 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 Shrek! O come ti chiami, se ci tenevi tanto che leggessimo la tua lettera, bastava mandare una mail. Odio il mondo dei babbei, cioè babbani. Dove siamo finiti adesso? A Diagon Alley. Eh? Diagon Alley? No, Diagon Alley. Diagon Alley. Diagon Alley. E io che ho detto? Diagon Alley è la via dello shopping. E vai! Mentre Diagon Alley è il quartiere dei criminali. Oh, io volevo andare lì. Adesso vi porto a comprare una bacchetta magica. Benvenuti da Ollivander. E ricordate che non è il mago a scegliere la bacchetta, ma la bacchetta a scegliere il mago. Io voglio questa. Oh, signorina, come le ho detto, è la bacchetta a scegliere il mago. Sai chi potrebbe aver trovato dei degni rivali? Questa è ottima per scaccolarsi. O forse solo una. Adesso che avete fatto lo shopping magico, siete pronti per andare. Ma fate attenzione a tu sai chi. Chi? Tu sai chi! Io non so un c***o. Sapete di cosa sto parlando? Non ci hai detto niente. Puoi ripetere? Tu sai chi. Dici chi? Voldemort! Eh? Voldemort! Chi? Detto ad alta voce, è la fine. Siamo in una stazione a Londra e stai parlando in italiano, non frega niente a nessuno. Per arrivare a Hogwarts dovete prendere il binario 9 e 3 quarti. Signor Hagrid, va bene che perdo tutti i treni, ma non sono sceme, non esiste un binario 9 e 3. Ma è scomparso. Scusi, lei sa dov'è il binario 9 e 3 quarti? Polizia, un bambino con degli occhiali brutti mi sta inseguendo! E se si trattasse di un binario magico in mezzo al 9 e il 10? Vuoi dire che dobbiamo provare a correre contro il muro e schiattarci sopra e vedere se riusciamo a passare dall'altra parte? No, non ho detto questo. Troppo tardi! C'era qui la porta d'ingresso. Ah! Posso sedermi con voi? No! Ma tutti i vagoni sono pieni. Anche questo lo è. Ma che cos'hai in testa? Ma chi ti ha detto di sederti? Sei il bambino con la cicatrice. Sei tu il prescelto. No, sono sbattuto la testa quando mi sono schiantato contro il muro. E lei, la cicatrice, sei il prescelto. Se sono il prescelto avrò merendine gratis? Sei quello che ha sconfitto tu sai chi. Allora ho detto quel tizio senza naso. Presuntuoso da parte tua chiamarti tu sei chi, quando non so minimamente chi sei. Molto divertente. Mangia con la bocca chiusa. Si dà il caso che io sia la studentessa migliore qui. Chi? Io. No, chi te l'ha chiesto? Bella. Grazie. Questa. Io sono Hermione Granger. Qual è la casata migliore secondo voi? Io penso i Grifondoro, perché sono fedeli, leali, coraggiosi e... Andava fatto. Benvenuti a Hogwarts. Non c'è il rischio che prendano fuoco tutte queste candele volanti? Vediamo se con una cerbottana riesco a farle cadere in testa ai prof. Adesso il cappello parlante vi dirà a che casa appartenete. Coraggiosa e determinata come un Grifondoro. Ambiziosa e cattiva come un Serpeverde. Serpeverde sembra rispecchiarmi di più. Non so davvero dove metterti. Serpeverde. Eppure da Grifondoro ci vanno i protagonisti e nei film vengono pagati di più. Il cappello ha detto Grifondoro. Avete visto dove è stato smistato Cedric Diggory? Nei Tasso Rosso. E chi è? Oh, perché non ne faccio una giusta? È il mio turno! Grifondoro! Lo sapevo. Ma com'è possibile? Tu non sei né leale, né fedele, né coraggioso. Beh, ecco. Mi hanno detto che Grifondoro è la casa migliore. Mettimi lì! Non posso farlo. Devo seguire ciò che mi dice l'istinto. E cosa ti dice questo?
Congratulazioni e benvenuto nei Grifondoro, signor Billy. Ragazzi, lui è il prescelto! Lui chi? Billy Potter! Ciao! Cosa? Sono io quello con la cicatrice. Io che ho sconfitto Voldemort e io che ho vissuto per 11 anni nel ripostiglio dei miei zii. Sono io il prescelto. Sicuro di non essere solo sfigato? Paura, Potter, che possano prenderti per pazzo? Perché sputa quando dice la P? Mi ha fatto la doccia. Vattene via, Malfoy. Capelli rossi, una vecchia toga di seconda mano. Tu devi essere un Weasley. Mi avevi detto che eri Ed Sheeran! Billy, non tutti i rossi sono Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. Benvenuti, bambini, babbani, babbei, babbuini. Ma quando è che facciamo magia? So che siete dubbiosi, ma questa materia sarà un caposaldo della vostra carriera scolastica. Oh no, sarà come matematica di cui non capiremo niente e poi sarà inutile per tutta la nostra esistenza? Vada fuori. E vai! Non so nemmeno cosa sia la matematica. Neanche io. Babbeo babbano. Hermione, cosa ci fai nel bagno delle femmine? Vado nel bagno delle femmine? Ciao ragazze! E lui che ci fa nel bagno delle femmine? Oddio, è Secchia! No, è Mirtilla Malcontenta! Che carino questo maghetto! No, è innamorata di me, è Secchia! Vieni! Cosa dovremmo fare con queste scope? Acchiappare il boccino d'oro! Non così! L'ho preso! Il mio sogno è quello di diventare un giocatore di Quidditch. Cosa stai facendo? Sto cercando di far alzare la scopa. Perché mi ricorda 11 di Stranger Things? Guarda che non è facile. Fatto! Ma l'hai raccolta da terra! E allora? Aiuto! Wow, è davvero bravo! Diventerà il capitano della nuova squadra di Quidditch. Perché Billy Potter mi ruba sempre tutto? Fatemi scendere! Finalmente una lezione in cui impariamo ad utilizzare la magia. Wingardium Leviosa! E Wingardium Leviosa, non Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Incendia! Ce l'ho fatta! Hai ucciso Hermione! Quale parte di ce l'ho fatta non hai capito? Siete sicuri di essere stati messi nella casata giusta? Da quando siete arrivati i Serpeverde non sembrano più così cattivi. Meno 100 punti a Grifondoro! Non posso credere che mi abbiano messo in punizione solo perché ho scagliato un incantesimo contro Hermione. Dicono che vogliono insegnarti la magia e poi quando riesci a fare un incantesimo ti mettono in punizione. Sbaglio o Hermione in infermeria da 2 mesi per colpa tua? Le ho fatto un graffio, è esagerato! Scusate, mi scappo un attimo la cacca, vado in bagno! Non c'era bisogno che lo dicessi. Un troll! Nei sotterranei! Un troll! Io ve l'ho detto. Billy è nei sotterranei, dobbiamo andarlo a salvare. Oh sì, andarlo a salvare. Andiamo! Billy, dove sei? Qui! Dove? Nel bagno dei maschi, ma non puoi entrare perché sei una femmina. Ma non c'è un troll lì insieme a te? No, è un orco! Possiamo andare. Come ci siamo finiti su una scacchiera? È una cosa pericolosa. Potremmo essere uccisi o peggio espulsi. Ma che problemi ha questa? È una mezzosangue, metà strega e metà babbea. Io so come fare. Ele, tu vai in A4. Ok. Billy, tu in C6. Vado. Hermione, tu resta lì. E ora? Tranquilli, Ron è bravissimo con gli scacchi. Scacchi? Io pensavo che fosse Tris. Il professor... Oh, siamo in questa scuola da mesi e non mi ricordo ancora il nome di nessuno. Che schifo! Datemi la pietra filosofale! Quale pietra filosofale? Datemi la pietra filosofale! Non abbiamo niente del genere. Questa? Perché ce l'avevi tu? Non lo so, l'avevo in tasca da mesi, pensavo che ne avessero data una a tutti! Dammela! Dobbiamo sconfiggerlo con la pietra filosofale. Non ha funzionato! Adesso siete fregati! Vi distruggerò tutti! Ho fatto la falunga questa! Problema risolto! Non avevo mai visto un taglio di capelli brutto prendere vita! Quest'anno scolastico si è concluso! Finalmente! Ho fatto richiesta di farmi spostare nei tasso rosso il prossimo anno, specificamente nella stanza di Cedric Diggory. Assegniamo i punti! Per aver ferito studenti, dato fuoco alla scuola e aver fatto scomparire misteriosamente un professore, meno 5 punti a Grifondoro.
Ah, sfigati. Zitto, Draco Malfoy. Meno 1000 punti a Serpeverde. Cosa? Meno 18.000 punti a Serpeverde. E anche quest'anno vincono i Grifondoro. E che mi dice delle borse di studio che aveva promesso il Corvo Nero? Ma se ne vadano! Ciao a tutti team Olivieri, io sono Eleonora e questa era Harry Potter nella vita reale. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e lasciate tanti bei like per vedere anche se i personaggi di Stranger Things arrivassero ad Hogwarts. E tenetevi pronti perché sta per arrivare una grandissima sorpresa. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, olisempre. Ciao!